troviamo a 7 km dal confine con Israele e questa è la base italiana di Shama. Questa zona è stata tranquilla per molti anni. Dopo l'attacco di Hamas del 7 di ottobre, Hezbollah, alleato di Hamas, ha cominciato a bombardare il nord di Israele e oggi questa è una delle zone più calde del Medio Oriente. I 3.400 peacekeepers, tra i quali oltre 1.000 soldati italiani, sono qui a controllare la stabilità di quest'area, la linea del cessate il fuoco dopo la guerra tra Israele e Libano del 2006. Dopo 3 mesi e 10 giorni di scontri a fuoco, la possibilità di un'escalation sta diventando sempre più concreta. Un'escalation che può essere dovuta anche a un errore, a una miscalculation da una delle due parti. Operiamo con la solita determinazione anche in questo periodo sfidante. Nelle scorse settimane alcuni missili hanno colpito la base di Naqoura. Quello che è successo è da ascrivere ai danni collaterali, ad errori, ma mai azioni sono state registrate contro UNIFIL.